Cari telespettatori, buonasera. Benvenuti al programma culturale denominato Culture. Ospite di questa serata è la giovane promessa del canto Giusy Di Monte. Buonasera, Giusy. Buonasera. Ecco, Giusy è una giovane promessa del canto, un vero e proprio portento di San Nicandro Garganico, ed è un piacere averla qui. La nostra ragazza è un po' emozionata. Giusy, parlaci di te. Mi chiamo Giusy Di Monte, sono nata a San Giovanni Rotondo, la città di Padre Pio, il 27 luglio 2005. Frequento la scuola elementare, quinta G, istituto Michele Zuppa. Bene, Giusy, tu hai una passione, il canto, parlaci di questa passione. Ho iniziato i miei primi passi avvicinandomi alla scuola di Jessica Canova. Bene, e Jessica Canova di cosa si occupa? Mi ha insegnato a trattenere il fiato, a stare in apnea. Insomma, Jessica Canova ha fatto un ottimo lavoro con Giusy e la salutiamo dal nostro studio. Ecco, Giusy, tu hai partecipato a dei concorsi, parlacene. Sì, ho partecipato ai concorsi a Sestola per il provino di Io Canto. Bene, parlaci dell'esperienza di Sestola, cosa ti è piaciuto, cosa hai visto, cosa hai visitato. Praticamente siamo partiti 2 giorni prima, ci siamo fermati all'hotel per conoscere un po' la città e è stato bellissimo. Poi abbiamo incontrato anche degli amici. Bene, e questi amici, sei stata bene in loro compagnia, ti sei divertita, vero? Sì. Ti è piaciuta la città, Sestola? Sì, moltissimo. Cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto il grande teatro che noi, cioè, dove io ho fatto il provino. Bene, bene, bene. Giusy, allora, ecco, in questa esperienza di Io Canto, chi ti ha preparato? Quale maestra hai avuta di canto? Ho avuto la maestra Monica Sersale. E Monica Sersale cosa ti ha insegnato? Mi ha insegnato a... ma non ricordo bene, però mi ha insegnato tante cose. Bene, noi salutiamo la maestra Monica Sersale, e è un'ottima maestra di canto. Ecco, Giusy, tu hai una passione, oltre al canto, hai una passione, parlacene. Oltre a canto ho una passione per il ballo. Bene, chi è la tua maestra? È Anna Concetta Panizio. E di cosa si occupa? Cosa ti insegna Anna Concetta? Anna Concetta mi insegna danza moderna. Bene, e c'è un passo che ti piace, una canzone? Sì, mi piace ballo. Un passo. Come si chiama? È la spaccata. Bene, benissimo. E tu stai facendo dei video amatoriali, giusto, con la professoressa Rosa Battista, parlaci. Praticamente dobbiamo fare una cover di Frozen e l'altro è dedicato alle mamme. Bene, Giusy, dimmi una cosa, tu hai un cane a casa e come si chiama? Si chiama Stella. E cosa ci fai con questo cane? Giochi, scherzi, lo porti fuori? Anche io ho un cane, si chiama Birba. Stella è molto affezionata a noi e praticamente io e papà la portiamo al bagno e la giocherelliamo. Poi mamma gli dà da mangiare e mia sorella la sgrida le cose che non deve fare. Bene, bene. E tu quindi sei molto affezionata. Quanti anni ha questo cane? Ha 4 anni. Ed è un cane molto bello, ecco, è un volpino. Cari telespettatori, vi salutiamo. Giusy, grazie di essere stata qui e buona serata a tutti. Ciao.